Caso D'Onofrio, Trenta Lange replica a Nicchi, hai proposto tu, e più volte. Il presidente dell'AIA Alfredo Trentalange ha inviato una lettera all'ex presidente dell'AIA Marcello Nicchi che lo aveva chiamato in causa sulla nomina di Rosario D'Onofrio quale componente della Commissione di Disciplina Nazionale, di cui divenne procuratore capo e arrestato pochi giorni fa per traffico internazionale di droga, coi complici avrebbe introdotto in Lombardia oltre 6 tonnellate di marijuana e hashish. Insomma, chi aveva proposto D'Onofrio all'AIA? Ecco di seguito la replica di Trentalange a Nicchi. I con riferimento alla mail pervenuta in data 19 novembre US, prendo atto della conferma anche da parte tua che il signor Rosario D'Onofrio, allora OA, è stato nominato componente della Commissione di Disciplina Nazionale il 17 marzo 2009 presidente Marcello Nicchi e successivamente confermato nell'incarico. A tuo parere, però, quanto da me affermato nella call conference con i presidenti di sezioni e dei CRA sarebbe solo verità parziale. In quanto avrei sottaciuto che il signor Rosario D'Onofrio sarebbe stato proposto da me al Comitato Nazionale dell'epoca. Senza alcun intento polemico ma con lo stesso spirito con il quale mi solleciti un dovere di trasparenza verso gli associati. Mi duole rammentarti che, anche ai sensi del regolamento AIA all'epoca vigente, la competenza di ogni proposta di nomina al Comitato Nazionale per il ruolo in argomento era prerogativa esclusiva del presidente dell'AIA. Apprendo, invece, solo oggi che avresti proposto al CN il signor Rosario D'Onofrio per la nomina in Commissione di Disciplina Nazionale nel marzo del 2009. Nonostante fossi consapevole che lo stesso non avesse svolto, a tuo dire, pregresse e particolari attività. Nonostante ciò, hai comunque ritenuto di proporlo per una nomina in un ruolo di rilievo nazionale non solo nel 2009, ma hai successivamente reiterato tale proposta di nomina nella medesima funzione anche quando, per effetto di modifiche regolamentari, il responsabile del settore tecnico non godeva più del diritto di voto in Comitato Nazionale, consentendo così al signor Rosario D'Onofrio una permanenza di 12 anni nei ruoli di una commissione associativa giudicante. Circostanza che gli ha permesso di veder convalidata la credibilità di un curriculum per funzioni associative pluriennali svolte nell'ambito della giustizia domestica. In questi momenti così difficili per la nostra associazione, come tu stesso affermi di esserne ben consapevole, da un dirigente benemerito mi sarei aspettato non precisazioni per addossare responsabilità, ma semmai proposte per evitare in futuro ciò che in passato ha indotto in errore anche quel gruppo dirigente che, unitamente a te, ha sottoscritto la tua missiva e che approfitto per salutare.